Com'è che riusciamo ad avere le guarigioni? Perché la parola ci rivela. Quindi è dalla parola che noi attingiamo tutta la sapienza. Non è che ci inventiamo le cose, non è che c'è il passaparola. Io dico a te, come facevamo una volta, no? Io dico a te, tu dici all'altra, l'altra dice alla fine, chissà che cosa arriva all'ultima, là in fondo. Adesso invece c'è un termometro, c'è la Bibbia. La Bibbia che ci insegna. Ora, a proposito della mente, così concludiamo, se ci rendiamo conto che nella nostra mente si affollano dei pensieri che non riusciamo a contenere, dei pensieri che ci fanno soccombere, che noi pensiamo che ci fanno soccombere, allora quello che possiamo fare e dirlo a Dio, dirgli di aiutarci a riprogrammare la nostra mente. Basta dirglielo, Signore, riprogramma questa mia mente. Capita, no? Ci sono nella mente tanti pensieri cattivi che ti affollano e quindi ti fanno stare, ti fanno vacillare. Ricordiamoci che il Signore è il più grande programmatore di computer. Egli sa riprogrammare la nostra mente. Basta solo che noi glielo chiediamo. Signore, rinnova la mia mente. Dobbiamo fare tutto quello che la Bibbia adesso ci ha insegnato, partire dalla parola, toglierla dal cassetto, spolverarla perché sicuramente starà piena di polvere. E la studieremo. Quindi rispolveriamo questa parola e andiamo a vedere che cosa ci dice il Signore. Tutte quelle cose che vi ho mostrato, tutte quelle cose che vi ho detto, non sono farina del mio sacco, ma sono la parola di Dio che me la sono mangiata. Ovviamente esce fuori poi la parola di Dio. Grazie Gesù. Allora, promettete a Gesù di dimorare nella parola. E adesso alziamo le braccia e chiediamo al Signore di renderci avveduti, saggi. E poi faremo la preghiera per le allergie. Io credo che buona parte di voi è affetto da allergia. Sapete che cos'è l'allergia? Da dove viene? Dalla paura del mondo esterno. Si ha paura del mondo esterno. Quindi si è allergici. Dopo, facciamo prima una bella preghiera spirituale, poi passeremo a questa preghiera, a quest'altra preghiera. Paura del mondo esterno. E adesso ringraziamo prima il Signore per quello che farà fra poco. Alziamo le braccia e diciamo Signore grazie per tutto quello che fai per noi. Santo, santo, santo. Le voci, voglio sentire le voci.
Alza, alza le braccia. Grazie, Signore. Grazie per tutto quello che fai per noi. Ci avverti prima del tempo. Grazie, Signore. Grazie per quanto ci ami, Signore. Noi non siamo degni, ma Tu ci mostri tanto amore. Ti chiediamo, Signore, di guarirci anche questa sera dalle allergie, che sono la famiglia delle paure, paure del mondo esterno. Questa è contaminazione del mondo esterno. Dosala, traidestis. Todo blaitestis, traidestis. Dopo aver ringraziato il Signore, predisponiamoci per cacciar via tutta questa contaminazione esterna. Signore, siamo qui riuniti, come sempre, per lodarti, per ringraziarti, per adorarti. Per lodarti, Signore. Tu hai detto che la lode è un'arma potentissima contro il nemico. Noi, Signore, ci stiamo lodando e ti chiediamo di guarirci, Signore, dalla paura del mondo esterno, dalla sua famiglia, le allergie. Fuori, nel nome di Gesù, allergia. Fuori nel nome di Gesù, portate i fazzoletti, le buste, fuori, allergie, nel nome di Gesù, allergia agli alimenti, allergia alla polvere, alle graminacee, allergia a tutto ciò che ci circonda. Fuori, nel nome di Gesù. Se incominciate a espellere, venite avanti affinché potete essere guariti. Tolere becon coraidestes. Dose la quantis, tene enterprises, venite avanti e ringraziate il Signore. Ringraziate il Signore che vi libera, o meglio ci libera, perché tutti quanti abbiamo dei problemi. La parola dice: tutto il mondo giace nel maligno. E quindi ringraziate il Signore se si manifesta e vi libera. Tose, laidre, fuori, nel nome di Gesù. Fuori, nel nome di Gesù, allergia. Fuori, nel nome di Gesù, allergie. Allergia agli alimenti. Allergia all'aria intorno a noi, nel nome di Gesù, fuori, 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 nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, fuori, nel nome di Gesù, fuori, nel nome di Gesù, dol deis,
Santo, 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 santo. Vemere contro Aedestes. Volete tenervi l'allergia? Volete continuare a tenervi cara cara questa allergia? Santo, santo, santo. Gloides Fides. Allergia al mondo esterno. Contaminazione del mondo esterno. Paura del mondo esterno, via. Fuori nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Todos, laitri e fraides. Santo, santo, santo. Ora ricordatevi che abbiamo citato tante paure. Allora noi possiamo essere liberate da alcune paure e da quelle non citate, no? Volesse il cielo, il Signore, che ci liberasse in un solo colpo di tutte le paure, di tutte le malattie. Gloria, 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 gloria. Fuori, fuori allergia al mondo esterno. Tusa, l'aire brecontuaires. Santo, 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 santo. Dentro soffio colmerai l'umanità. Todes laetre fit faides. Tuntu raides. Santo, santo, santo. In carità. Come acqua che. Santo, 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 santo. Gloria, 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 gloria. Todes laides. Santo, santo, santo. Vieni, mio Signor, soavissimo in me, mio dolcissimo amor, brucia in te. Scrutami e sana ogni ferita, ridona libertà e mirua. Signor, perché senza te è miseria e vanità, entra in profondità, dona il frutto della grazia e santità, anima dell'anima mia, rendi i miei occhi degni di te, come aria che respirerò, scendi su me. Vieni, Spirito. Vieni, mio Signore, soavissimo in me. Vieni, dolcissimo amore mio,
Leggo tutti. È colpa sua. È colpa sua. Piccola, piccola. Troppo visto. Troppo sentito. Perché sei entrato? Perché sei entrato? Ha visto e sentito quello che non doveva. Todos, tolor, traides, credes, laides, te santos. Romy. Chi sei? Paura. Di cosa? Tutto l'ho bloccata. Tosor, traides, te santos. Bloccato tutto. Credes, laides, fides. Questa scema non si arrende. Popola, taides, fraides, todes, nel nome di Gesù, ora ti ordino di andare via, in questo istante, lasciala, lasciala, dosa, laire, do santos, ubbidisci, fuori, nel nome di Gesù, fuori, debrele, haides, ubbidisci. Todo contro Aidel, debre con quaides, slaites, derebre con taides, plaides. Dora, fraides, dodo, adesso,
Fuori. Fuori, basta così. Basta così. Basta così. Nel nome di Gesù, basta così. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, basta così. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, ubbidisci, 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 ubbidisci. Santo, 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 santo. Braille, fuori, 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 fuori. Dobla este, tai destes. Santo, 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 fuori. Basta così adesso, conto fino a 10. 1. 2, 3, la madre, c'è l'ombelico, non posso. Che hai a che fare con la madre? Dal grembo c'è l'ombelico. Fuori, fuori. Uno nutre l'altro. Fuori. Perché sei entrato? Hanno subito troppo. Tu lo sai. Tu sei andato. Io ho approfittato. Fuori. Doveva morire. Non doveva nascere, doveva già avere paura. Fuori. Fuori. Lei ha cominciato. E lei che ha cominciato a convertire. Fuori. Fuori. Doveva morire. Doveva morire. Fuori. Fuori! Nel nome di Gesù, fuori! L'abbiamo provato! L'abbiamo provato, non muore! Quanti ne siete? Quanti ne siete? Tanti! Abbiamo legato! Deve morire! Fuori! Tusala, perché? Neanche l'infarto l'ha toccata! Neanche! Faces, light, te sentes! Neanche le... Fuori! Le malattie fuori. Piccole! Niente! Fuori. Niente! Fuori! Fuori, fuori, fuori nel nome di Gesù! Fuori nel nome di Gesù! Tosa, laitre, te fai teste, doso la cotra in testa, ubbidisci, 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 ubbidisci! Fuori, fuori nel nome di Gesù. Fuori nel nome di Gesù. Fuori. Ubbidisci, ubbidisci. Ubbidisci, 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 ubbidisci. Ubbidisci, ubbidisci. Ubbidisci, ubbidisci. Fuori. Adesso basta, finiscila. Finiscila nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Fuori, 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 fuori. Fuori, 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 fuori. Fuori nel nome di Gesù. Ubbidisci, ubbidisci. Ubbidisci, ubbidisci, ubbidisci. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Ubbidisci. Aspetta, ma saliamo. Ubbidisci, ubbidisci, ubbidisci nel nome di Gesù. Tu e i tuoi scagnozzi. Fuori, fuori, fuori. Sta aumentando. Sta aumentando. Sta aumentando. Cosa sta aumentando? La tonsione. Cosa sta aumentando? La tonsione. Todos, sta arrivando il tempo. Santos, defrit, fai destes. Doro la trai destes. Dose la trai destes. Santos. Pure tu dovevi rinunciare. Pure tu. Deis. Ci abbiamo provato pure con te. Santos, fuori. Nel nome di Gesù, fuori
nel nome di Gesù. Fuori nel nome di Gesù. Tesel, traidebre, puntuides, traides. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, fuori, fuori, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Basta così, basta così. Basta così. Fuori, fuori, nel nome di Gesù. Fuori, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Jesus Christ, do just leave this tears, no Christ, tears dry. This is Santo, 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 Jesus Christ, praise his tear, Jesus Christ, is Santo, 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 Jesus, luce, luce, non più buio, luce, Jesus Christ, Santo, Santo, Santo. Grazie Gesù. Gesù di Cristo. Bene, sentiamo. Francesca. Allora, Anna Maria, Francesca ci conferma la guarigione, la liberazione dalla paura della settimana scorsa. Sì, la settimana scorsa, prima che tu iniziassi ad annunciare le paure già dal posto, mi venne una forte tachicardia e avevo il collo bloccato. Quando hai annunciato le paure sono venuta avanti, mi hai imposto le mani e sono stata paura... Stasera l'hai specificato, no? Poi le paure si vanno a toccare singolarmente. E il collo si è sbloccato. Quindi la prima cosa che ho potuto notare fisicamente è tutto dalla paura, preoccupazione, tutti i muscoli a causa. Quindi sento, mi sono i muscoli... La tachicardia, a me veniva la tachicardia, e l'ansia. I muscoli che ti facevano male, e dietro i muscoli al collo, dietro le al spalle. Collo, le spalle, sì, subito. Dopo lo stomaco? Lo stomaco, dopo la liberazione ho avuto un forte mal di testa e dopo mi sono resa conto che già le spalle cioè, si sono erano sbloccate, sciolte, sì, sciolte. E poi le mani, i piedi, mi sono resa conto nei giorni che... Quindi la paura, infatti, si dice che la paura ci paralizza, no? Ci paralizza. Spesso a me la paura, due volte mi è capitato, che la paura mi ha fatto venire la febbre a 40 con forti vomiti. Quindi posso tranquillamente dirlo che... Che cosa dissi la volta scorsa? Che l'80% della popolazione è affetta da alcune paure, Quindi diciamo che quasi nessuno è esente. E anche gli animali hanno paura. Per cui l'80% della popolazione è tanta, tanta gente. Quindi ognuno ha delle paure, delle sue paure. Abbiamo sentito Laura che diceva era per un trauma, perché hanno ricevuto tante batoste nella vita e quindi lei aveva paura. E diceva anche, non lei, ma chi era in lei, che è entrato nel momento della gravidanza della mamma, quindi tanti anni fa è entrato, attraverso l'ombelico, attraverso il cordone ombelicale, probabilmente. Ed è vero questa cosa, perché mamma aveva paura già in gravidanza, aveva paura di partorire. In più ci fu un episodio che lei... Sgradevole. Assistette a una scossa di terremoto fortissimo, era sola in casa, le cadde tutto addosso, insomma... Ed era incinta a te. Era incinta di me e minacciò l'aborto. Dopo quell'episodio ebbe tanta paura che le presero dei dolori fortissimi sotto lo stomaco. Quindi minacce d'aborto. Sì. Però voleva farti fuori, ma il Signore non ha voluto. Il Signore ti ha salvata sin dal grembo materno. E adesso, caput, tutto quanto è andato.
almeno queste paure del mondo esterno. Nel mondo esterno, ma ultimamente capitava, quante volte mi hai sentito anche dire, io ho paura di rispondere al telefono perché erano 30 chiamate di guai, problemi, avevo veramente paura anche di fare il mio lavoro. Perché, perché poi la paura si ingigantisce, eh? Si ingigantisce. Se vedevo il telefono che squillava, cioè, sono guai, cioè, mai pensare una, che era una notizia buona, tutti i guai dovevano arrivare da quel telefono, per cui io non ho un buon rapporto né con il telefono né con la gente, iniziavo a diventare asociale, insomma parecchi problemi. Grazie a Gesù per Laura, grazie per Francesca. Anna Maria, lei conferma la guarigione che ha avuto domenica, e lei aveva paura, angoscia e... Adesso sta tutto a posto. Adesso sì, hai potuto in questi giorni, da domenica da adesso... domenica sono stata tranquilla, serena. Quindi hai avuto modo di vedere che non hai più queste angosce. No, assolutamente no. Tutto bene. Grazie, grazie Gesù. Invece la sorella ci conferma della liberazione di domenica. Lei aveva paura dei luoghi chiusi, era claustrofobica, per cui... Quindi hai fatto la prova. Ho preso l'ascensore da sola. Hai preso l'ascensore, quello che non facevi prima. No. Da quindi sola non la prendevo. Hai verificato che sei stata liberata. Sì, sì. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Anna Maria, lei conferma anche lei la guarigione dalla paura. Infatti stasera non ha avuto alcuna reazione per la paura infatti. Io con la paura dell'allergia negli ambienti chiusi così... Stavo male, già incominciavo a cercare i fazzoletti, me li procuravo. Stasera non ha risposto proprio. Grazie, poi la Gesù. Paura che sono stata domenica liberata, già da come tu hai annunciato la preghiera, io mi sono sentita male con lo stomaco. Già stavo male durante la settimana. La volta scorsa. Per la paura, io stavo male per delle paure che io... Sapevo che succedeva qualcosa e io stavo male già dalla settimana. La domenica tu hai fatto la preghiera su questa paura e io mi sono sentita male. Poi tu mi hai imposto le mani. Allora, nel corso dei giorni, il tempo che passa, potete vedere, potete verificare di quante paure siete state liberate. Non è che siete liberate da tutte le paure, ma sarete liberate da quelle paure che vengono citate nel momento della preghiera. Grazie Gesù. E anche la sorella Anna Maria ci viene a confermare la liberazione da angosce, da ansia, questo durante la preghiera sempre di domenica. Quindi liberata dall'angoscia, dall'ansia e quindi da tutte quelle quello che abbiamo citato domenica, la volta scorsa. Sì. Ah, grazie Gesù. Rosaria. Sì, anche lei dice, non so se sono stata liberata dalla paura in generale oppure da una paura specifica, questa del mondo esterno. Ce lo farai sapere tu, sì, da quante perché, paure sì, sei stata liberata? Da quando io sono in questo luogo, il Signore con la paura mi ha liberata da tante cose. Da tante paure. Tanto è vero che io ho dovuto fare un elenco, ho scritto paura e poi sotto di, ad esempio, di essere aggredita, di non di bere. Di essere toccata. Di essere toccata nei luoghi. A volte mi ricordo che camminavo per strada, all'improvviso c'erano persone dietro di me che camminavano per fatti loro e io a un certo punto talmente mi fermavo, mi bloccavo che facevo paura pure agli altri dietro, che dicevo questo com'è che si è, all'improvviso si è fermata, facevo passare gli altri, mi tranquillizzavo e continuavo il cammino. Quindi ho fatto tutto un elenco di cose che... E questa sera, quando tu hai detto la paura, il mondo esterno, eccetera, io ho detto tu ci sei, perché è impossibile, mi toccavo, lo scacciavo e non mi usciva. Però, sai, mi è venuto un dolore allo stomaco, non mi sentivo di vomitare, però ho incominciato a soffiare, tu ci insegni, ci hai insegnato a soffiare, ho incominciato a soffiare. Ho iniziato a fare al posto delle eruttazioni, però ho detto non mi garba, non esiste, sono venuta qua, ho avuto non so che reazione, perché a un certo punto non e quindi ti senti adesso però libera. Adesso sì, sto bene, mi perché? Sento perché bene. le eruttazioni che cosa sono? Sono una manifestazione dello spirito, quindi si manifesta con l'eruttazione, con il vomito, con lo sbadiglio, e queste sono le manifestazioni diaboliche. E quindi non sempre si hanno le stesse manifestazioni. Poi c'è la manifestazione più eclatante, quella che abbiamo visto stasera, la volta scorsa. Altrimenti possiamo liberarci con la tosse, semplicemente con
dei muchi, il vomito e così via, così ci liberiamo. Sempre attraverso la bocca, il naso, attraverso gli orifici. Grazie, bene, Gesù. Grazie Gesù. La sorella invece è stata liberata questa sera da ansie, angosce, preoccupazioni familiari e quant'altro. No, io diciamo che stasera ho avuto proprio la conferma, perché siccome io soffro di allergia, sai, benissimamente grave, e quindi io quando pensavo alle allergie agli acari, alla polvere, però tu quando hai nominato la paura, il mondo esterno, io mi sono sentita proprio soffocare, non riuscivo neanche più a respirare, e quindi mi sono sentita poi liberata quando tu hai imposto le mani, quando sei venuta vicino a me, mi sono sentita proprio... libera. Ecco, anche lei ha avuto una manifestazione piuttosto sì. pesante e adesso si sente sì, bene, sì. Possiamo dirlo? Sì, si senti sì, bene? Sì, sì, okay. Non riuscivo a respirare prima. Ok, grazie, grazie Gesù. Sì.